si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei festivals in Umbria che si è tenuta oggi al Museo Max di Roma. Cinque perle, le nostre eccellenze, al pari dei beni culturali e paesaggistici, ha affermato l'assessore regionale alla cultura Fernanda Cecchini. E questi sono i connotati veri dell'Umbria, che assieme ai beni culturali, assieme ai nostri musei, rappresentano un patrimonio veramente inedito. Con questa iniziativa si punta anche a rilanciare l'Umbria colpita dal terremoto grazie ai festival promossi dalla regione. Due Mondi di Spoleto, Umbria Jazz, Festival delle Nazioni di Città di Castello, Sagra Musicale Umbra, Todi Festival. L'Umbria è una regione accogliente e autentica, ha detto il vicepresidente della Giunta regionale dell'Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli. Noi puntiamo molto sui festival perché anche attraverso i festival si è rimessa in moto la promozione turistica della nostra regione e soprattutto siano, come dire, il motore di tanti visitatori che possono tornare. Il Festival di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo. Certamente, tant'è vero che le celebrazioni per i 60 anni cederanno il posto alle celebrazioni per onorare le vittime del terremoto, per cercare di consolare la gente del centro Italia, dell'Umbria, delle Marche, colpita da questa. Il Festival delle Nazioni dal 29 agosto al 9 settembre. Quest'anno celebra la sua 50ª edizione, ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Anche questa iniziativa della regione serva a rilanciare il turismo che, come sappiamo, è stato molto danneggiato dal terremoto. Qui sono presenti i principali festival che si tengono d'estate in Umbria e sicuramente il nostro, ovviamente io invito tutti a Città di Castello, ma anche le altre rassegne che si tengono in estate possono essere, diciamo, un motivo per chi non è umbro di venire nella nostra regione. Per il direttore artistico del Todi Festival, dal 23 agosto al 3 settembre, Eugenio Guarducci, il Todi Festival con questa edizione vuole dare un'accelerazione su tre direzioni con molte proposte e diversi luoghi. Noi l'accompagniamo con l'innovazione, con nuove proposte, con il coinvolgimento di un territorio più ampio, quindi non solo il centro storico di Todi, ma anche le preziose periferie di questa città, quindi i castelli, i borghi e i giardini della città stessa. Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra, dal 7 al 17 settembre, dovremmo aggiungere un altro lato, quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra, ha detto la presidente della Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro, anche quest'anno è quello di coniugare la musica dello spirito con le meraviglie artistiche dell'Umbria. Quello che vorrei dire è che la Sagra Musicale va in moltissimi luoghi dell'Umbria, perché pensiamo che il luogo sia molto importante rispetto all'ascolto della musica. Quindi andremo in tanti posti diversi e caratterizzeremo questa sagra fondamentalmente come un itinerario spirituale. Non sarà un Umbria Jazz come le altre, dal 7 al 16 luglio, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Per Umbria Jazz abbiamo sentito Carlo Pagnotta. Io penso che a livello jazzistico noi contiamo qualche cosa, a livello pop rock sì. Se riusciamo a prendere qualche cosa la prendiamo, ma non è detto che sia obbligatorio per un festival jazz correre dietro al pop e rock. Le contaminazioni, vorrei ricordare che le abbiamo cominciate con Sting e Gil Evans nel 1987. Presente anche la vicepresidente della Camera, Marina Sereni. Si tratta di uno sforzo che, come sempre, rappresenta l'Umbria al meglio dal punto di vista della sua capacità di produrre e attrarre attività artistiche. È un modo anche per dire ai turisti, agli amanti della cultura e dell'arte, che l'Umbria è pronta ad accoglierli di nuovo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane.